Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione! Ehi, scopriamone alcune. I simboli della religione della schiavitù nel film Network Quinto Potere. Vediamo 7 riferimenti della Gnostic Religion nel film. Allora, 3. Il primo Gnostic symbol in assoluto è una battuta senza senso comune. Un uomo si avvicina ad Howard e gli dice: ricordati Howard, 98,16. Comunemente si pensa che sia una battuta ricavata dal gergo tecnico televisivo. Ma in qualsiasi film, specialmente di Hollywood, non esiste un solo particolare lasciato al caso. Allora, 98,16 cosa? Non certo 98,16 secondi o 98,16 minuti. Cos'è questo 98,16? Sembra un messaggio numerologico. Si potrebbe dire anche pitagorico, di quelli propri della Gnostic Religion. Perché alle persone di questa religione fa piacere credersi di essere superiori agli altri, perché conoscerebbe dei giochetti che la maggioranza non conosce. Un po' come il giochetto dei segreti a 7-8 anni. Io so una cosa che tu non sai. 98,16 lo indaghiamo meglio per ultimo. Ma a questo punto è probabile che pure il nome del protagonista, Howard Bill, abbia un significato preciso, che però lo conosce chi lo conosce. Infatti, una coprotagonista ha il nome di Diana, che è quello della divinità greco-latina della caccia. E nel film, questa Diana è proprio una cacciatrice di personaggi e di storie per la TV. Inoltre, il suo cognome è Christensen, dunque ha un riferimento con il cristianesimo. E la Gnostic Religion associa il Dio biblico alla materialità e allo sfruttamento dell'uomo. E in effetti il personaggio Diana Christensen sfrutta le persone per la TV. 4. Invece il primo simbolo evidente della Gnostic Religion nel film è l'ispirazione spirituale di Howard a casa. Viene illuminato, perciò è diventato un illuminato, in senso spirituale, non materiale fisico della luce. Nel film Howard descrive questa esperienza alla TV con un discorso che è del tutto gnostico. Eccolo qui. Purtroppo non ho il testo originale inglese, ma solo il doppiaggio italiano, per cui alcuni messaggi gnostic potrebbero essere andati perduti. Ieri notte sono stato svegliato da un sonno inquieto. L'inquietudine sarebbe propria degli uomini spirituali, mentre gli uomini materiali dormirebbero tranquilli. Poco dopo le 2 del mattino. Ora, nella Bibbia i numeri perfetti sono l'1 e il 3. Il 2 era considerato imperfetto, infatti tutti gli animali che avevano i piedi con 2 unghie o comunque biforcati non potevano essere mangiati perché erano considerati impuri. Le 2 del mattino. Ed è già un segnale che è antibiblico.
da una voce stridula, sibilante, senza volto. Che significa? Che non è la Madonna. Le apparizioni della Madonna hanno il volto bello, bellissimo, e la voce soave. Questo ti dice che è stridula, sibilante e senza volto. Non è la Madonna, non è il cristianesimo, non è quelle cose lì. Io voglio che tu dica la verità alla gente, il che non è facile perché normalmente non la vuole sapere. Dunque, gli uomini la verità la ricevono, non la individuano da se stessi. Hanno bisogno di qualcosa di trascendente, come sta capitando ad Howard, per conoscerla. E io dissi, stai scherzando? Che diavolo ne so io della verità? Quindi, diavolo, verità. C'è già un'associazione. Poteva anche dire semplicemente, che ne so io della verità? Invece hanno aggiunto diavolo, probabilmente in inglese hell o qualcosa, inferno. E anche questa risposta ribadisce la precedente indicazione. Io voglio che tu dica la verità, che viene da me. E infatti lui lo conferma, io che ne so della verità. E quindi controrisposta. Ma la voce mi disse, non preoccuparti della verità, io ti metterò le parole in bocca. Che è una frase che i Vangeli di Marco, Luca e Matteo associano però allo Spirito Santo. Ma in questo caso, perché la verità discende totalmente dalla dimensione trascendente, mentre gli uomini ne sarebbero incapaci. Invece nei Vangeli è solo per la difesa dalle accuse, dalle false accuse degli uomini verso i discepoli di Gesù. E continuiamo. E io dissi, cos'è questo roveto ardente? Citazione biblica di un episodio avvenuto tra Dio e Mosè. Io mica sono Mosè. E la voce rispose, io non sono Dio. Che c'entra questo? Che c'entra la Bibbia? Ancora non l'hai capito? E la voce andò avanti. Non credere che io ti parli di verità eterna, o verità definitiva, o di verità assoluta. Ti parlo di verità umane, transitorie, temporanee. Perché infatti il diavolo è considerato il principe di questo mondo. E quindi sono tutte verità intramondane, non extramondane. Non mi aspetto che voi siate capaci di verità. Di nuovo, gli uomini da se stessi non arriverebbero a nulla. Ma per la miseria, se non altro, avrete l'istinto di conservazione. Cioè, come minimo, siete uomini materiali, ilici. E come tutti gli uomini, semplicemente animali, avranno almeno l'istinto di conservazione. Grazie, Gnostic Entity. E io dissi, perché io? E la voce disse, perché parli alla televisione, sciocco. Probabilmente la versione inglese ha detto dammi, sostituto, come poi dirà dammi Jensen, quando lo convertirà alla sua filosofia materialistica. Tu hai 40 milioni di americani che ti ascoltano e dopo stasera potresti averne 50 milioni. E questo è un messaggio gnostico puro. L'entità non può illuminare direttamente tutti gli uomini spirituali non consapevoli. Chissà perché. Ma solo i meno inferiori come Howard. È lui che poi avrà il compito di risvegliare gli altri spirituali non consapevoli.
per la miseria, non ti chiedo di attraversare la nazione con il saio e le ceneri a predicare l'Apocalisse, che è un'altra citazione della Bibbia del libro del profeta Giona, che era stato mandato da Dio ad una città straniera a predicare il pentimento, il saio e le ceneri, altrimenti Dio li avrebbe puniti per le loro trasgressioni alla sua legge. Poi qui il testo parla di Apocalisse, ma questa è una traduzione italiana. In inglese dovrebbe esserci un'altra parola. Tu sei alla TV, amico, e non figliuolo, sempre per differenziarsi dalla divinità biblica. Così ci ho pensato su un momento e poi ho detto d'accordo. Questo pensarci su indica che Howard non è una vera persona spirituale. Infatti lui è un dummy, un sostituto, un intermediario. Lui, per essere o meno d'accordo, deve pensarci su. E non è una cosa da spirituali. Ossia, lui, Howard, è una persona soggetta al pensiero, sia il proprio pensiero, sia quello degli altri. Ed infatti, successivamente, tradirà questo accordo, perché avrà preferito accordarsi con Jensen, che considera Dio in terra, Dio materiale. Se Howard fosse stato un vero spirituale, non ci avrebbe pensato su, ma avrebbe seguito il moto spirituale proprio, che sarebbe stato appena risvegliato dal dialogo con l'entità trascendente. Più gnostico di così non si può. 5. Altri simboli gnostici sono gli eventi accessori al fulmine, come il tuono. Scena. Howard si agita nel sonno. Ossia, come la volta precedente, ha un sonno inquieto, perché avrebbe una inquietudine spirituale. Tuttavia, continua a rimanere a letto. È il tuono, che però è un effetto del fulmine, che fa alzare Howard e lo fa muovere all'azione. Dunque, Howard si muove all'azione per un effetto del fulmine. Infatti, poi si veste e andrà in TV a parlare al popolo. Il fulmine è dunque una manifestazione dell'entità trascendente che prima lo avrebbe illuminato quando era a letto e gli avrebbe parlato, e che ora lo spronerebbe all'azione. Senza il fulmine, Howard, in TV, si sarebbe semplicemente suicidato. Nella quarta parte, il sesto simbolo della religione della schiavitù del popolo nel film Network Quinto Potere e in tanti altri film di Hollywood, quello del Rain Man. E indagatore, qua c'è il prossimo video.